Pier Andrea Semeraro qui al Vinitaly in qualità di espositore, ma io continuo a chiamarla presidente perché per me lei è prima di tutto il presidente della nostra squadra del Lecce. Come va al Vinitaly? Tenute Mater Domini, che riscontro ha avuto? Ottimo, direi, un buon riscontro nonostante usciamo da qualche anno un po' non bello per il mondo del vino, ma il mondo in generale, voglio dire, lo sappiamo tutti, della crisi, però il riscontro è molto positivo dal punto di vista qualitativo dei contatti, vengono nuovi importatori, devo essere contento, vengono anche importatori che hanno già vini salentini e che magari non si trovano bene, vogliono cambiare, vogliono vini un po' più nuovi, un po' più moderni. Devo dire si lavora bene dal punto di vista qualitativo, si lotta purtroppo sempre con problemi di prezzo, tutto quanto, però il Salento e la Puglia, dico, si sta muovendo bene, sta ripartendo alla grande. Lei è abituato con le manovre di mercato, dal calciomercato al vino, io però so che lei ha chiuso una trattativa o sta per chiudere una trattativa con la Francia per il vino, non per il calciomercato. Per il momento è solo per il vino, no, abbiamo fatto una bella trattativa oggi con un rappresentante francese che ci vuole portare una serie di ristoranti a Bordeaux con un discorso molto importante per il nostro rosé, e devo dire che al di là della trattativa, se si chiuderà o no, è sempre un piacere essere considerati dal cuore del vino mondiale, che è il Bordeaux, dove non hanno tradizioni importanti per il rosato. Però un italiano presente nei ristoranti francesi a Bordeaux è un piacere. Io ho qui il presidente del Lecce e alla vigilia di una importante partita io come faccio a non parlare di calcio? Immagino che lei da Verona domenica sarà direttamente a Genova, no? Sì. Sì, domani mi dovrei spostare, penso, su Genova o faccio tappa a Milano, dipende cosa devo fare. Sicuramente sarò domenica alla partita, per cercare di sostenere la squadra che ha bisogno dell'aiuto del suo presidente in una partita che probabilmente non è forse la partita più importante dell'anno, però è una partita importantissima. Il nostro presidente tifoso, dopo quella spettacolare prestazione contro l'Udinese in cui la difesa più battuta del campionato ha vinto contro l'attacco più forte, noi ce la possiamo fare a difendere questa Serie A? Ce la dobbiamo fare, presidente, un messaggio ai tifosi ci vuole? Ma assolutamente sì, voglio dire, io come tutta la squadra, lo staff, ci abbiamo sempre creduto nelle qualità della nostra squadra, e io devo dire, ho sempre detto che il nostro era un problema di approccio alle partite, perché quando giochiamo da Lecce, quando siamo concentrati per 96-97 minuti, perché ormai le partite durano tanto, abbiamo la possibilità di fare grandi prestazioni, di portare a casa punti importanti che ci serviranno per la salvezza. Spero succeda anche domenica. La squadra è in ritiro, noi possiamo soltanto salutarla. Brindiamo con questo rosato, che è un suo rosato, qual è? È il Marangi rosato, è l'unico rosato che faccio per il momento, è tutto un 100% negramaro, un po' stile francese come dice il mio enologo, e quindi è giusto che sia stato apprezzato anche dalla Francia. Presidente, noi non brindiamo per scaramanzia alla salvezza, no, noi brindiamo al carattere della sua squadra, alla tenacia della sua squadra, al carattere che lei riesce a trasmettere, lei, Decanio e tutto lo staff. Loro sono in ritiro, per cui non possono avere questo piacere. Io chiamerei anche la sua fidanzata qui, chiamerei la sua fidanzata a venire qui perché in realtà accanto a un grande uomo c'è sempre una grande donna, e noi abbiamo avuto anche un bacio su Sky, l'abbiamo visto in diretta quando... Ci prendono tutti in giro per questo bacio, quando però l'Udinese ha... Abbiamo segnato il gol del 2-0, noi siamo... Mi riconoscono spesso che mi faccio sempre il segno della croce prima della partita, perché poi bacio lei che soffre con me da 8 anni ormai a tutte le partite, ha sofferto molto quando il Lecce è retrocesso, ha gioito con me tutte le partite, è giusto che abbia anche lei il suo posto accanto a me quando vinciamo, è importante perché mi dà anche il giusto appoggio quando io soffro per una partita andata male o per magari la tensione pre-partita. Bene, in bocca al lupo per tutto, io cedo volentieri il mio calice alla signora, brindate, forza Lecce! Sempre forza Lecce! Salute anche a voi e a tutta la Puglia e il Salento, che è importante! Salute!